E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qui con questa action figure del 2017 per la linea SH Figures di Naruto Shippuden. Abbiamo tra noi Gaara del Deserto. Eccolo qui nella sua confezione, veramente molto figa. Qui un'immagine della figure, qui credo ci sia la scritta Gaara in giapponese. Qui c'è il logo appunto che ci dice che questa figure è un'esclusiva del Tamashii Web Shop, quindi è limitata. Qui c'è il simbolo di Naruto Shippuden, qui c'è il simbolo Naruto Boruto, qui Tamashii Bandai. Qui sul lato vediamo appunto di nuovo la scritta in giapponese, un'immagine della figure. Sul retro un bel po' di pose della nostra figure, veramente veramente fighe. E sull'altro lato abbiamo la scritta Gaara nei caratteri occidentali. Sulla parte superiore assolutamente nulla, sulla parte inferiore di nuovo la scritta Gaara. Detto questo, non perdiamo altro tempo sulla confezione, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Ed ecco qui il nostro Gaara e tutti i suoi accessori, andiamo subito a vederli. Prima di tutto è accompagnato da queste braccia conserte, arriva proprio nella confezione con le braccia conserte sopra la figure, però io le ho rimosse, appunto ho messo quelle normali. Devo dire che sono ben fatte, tra l'altro queste qui si smontano al contrario di quelle di Dragon Ball per facilitare, diciamo, l'inserimento. Per il resto abbiamo l'immancabile Gaara, eccola qui, veramente ben fatta, è fatta in plastica vuota, però comunque l'effetto di painting è veramente figo con queste sfumature un po' più scure, vedete, sulle estremità, che poi vanno a schiarirsi verso il centro. Qui abbiamo i simboli stampati molto bene e qui abbiamo la fascia dipinta di questo grigio chiaro e qui naturalmente c'è il peg per inserirla sulla schiena del nostro Gaara. Per il resto abbiamo due mani intercambiabili in questa posizione, vedete, con il palmo semi aperto, comunque ben realizzate, e poi abbiamo invece queste altre due con il palmo disteso in questo modo, comunque anche queste ben fatte. Per il resto abbiamo due visi intercambiabili, questo qui vedete con i denti digrignati in questo modo, gli occhi abbastanza arrabbiati, veramente ben fatto, mi piace un sacco il verde che hanno usato per gli occhi, anche quella piccola ombra che vedete sulla parte superiore. E poi abbiamo naturalmente il simbolo che significa amore, il kanji di amore che Gaara ha sulla fronte stampato alla perfezione. Per il resto abbiamo anche un altro viso intercambiabile, anche questo molto ben realizzato con questa crepa qui sulla parte sinistra, devo dire mi piace un sacco anche questo viso. E inoltre abbiamo la basetta trasparente, vabbè non ve la faccio neanche vedere, la solita, con il peg appunto libero per poter posizionare questa figata assurda che sarebbe l'artiglio del cercoterio di Gaara, che è qualcosa di magnifico, è fatto veramente veramente bene con questo effetto che va, vedete, a diciamo sfaldarsi verso la fine per creare questa scia di sabbia, incredibilmente ben fatto, mi piace davvero un sacco questa chicca che hanno voluto aggiungere. Naturalmente qui c'è il foro appunto per posizionarlo sulla base, veramente veramente figo come accessorio. E ora ragazzi, prima di andare a vedere la figure più nel dettaglio, vi ricordo che se voleste acquistarla la trovate nel mio sito Ara Service Shop nella scheda lì in alto oppure qui sotto in descrizione, e vi ricordo inoltre che anche per questa figure è attiva la promozione della basetta trasparente in regalo. Allora andiamola a vedere più nel dettaglio, iniziando come sempre dal volto con questa espressione seria di base, eccolo qui, veramente ben realizzato come anche gli altri. Vediamo che i capelli sono fatti veramente bene con questo painting rosso un po' più chiaro sulla estremità superiore, che poi vedete va a scurirsi verso la parte inferiore, mi piace un sacco questo effetto che hanno dato. Vediamo comunque l'outfit di Gaara, anche questo ben realizzato con questo corpetto grigio chiaro, poi tutto il resto di questo bordeaux, diciamo molto pulito, comunque è ben fatto. Anche qui sulla schiena c'è il corpetto, qui naturalmente c'è il foro per inserire la Gaara, e vediamo che c'è questa gonna in plastica molto molto morbida, quindi non limiterà assolutamente le articolazioni, hanno fatto un gran lavoro con questa morbidezza della plastica, mi piace veramente tanto. Vediamo comunque anche i pantaloni sottostanti, qui ci sono un paio di fasce, qui c'è solo una fascia, e poi il tratto distintivo diciamo dei personaggi di Naruto, ovvero i sandali con le dita davanti scoperte. Figo anche il fatto che abbiano dipinto di grigio la parte interna di questa gonna. Vediamo le articolazioni di questa figura, abbiamo una testa qui su cerniera e sfera che può guardare verso l'alto fino a qui, può guardare anche verso il basso, può ruotare lateralmente, muoversi lateralmente in questo modo, e naturalmente c'è anche l'articolazione alla base del collo. Qui abbiamo l'apertura del braccio a 90 gradi, abbiamo anche la butterfly joint, vedete che permette questo movimento in avanti e indietro, la sfera interna ovviamente permette il movimento a 360 gradi, poi abbiamo la rotazione qui alla parte superiore in questo modo, doppia articolazione qui al gomito molto molto funzionale, piegamento qui al polso e rotazione al polso.
Abbiamo anche l'articolazione qui a mezzo busto, anche se è nascosta veramente veramente bene, che permette un movimento in avanti fino qui, movimento anche all'indietro, un po' di rotazione laterale, anche un movimento laterale in questo modo. Abbiamo anche la rotazione naturalmente alla vita, anche alla vita c'è un movimento in avanti e indietro grazie alla sfera, nonché anche movimento laterale in questo modo. Alle gambe abbiamo il movimento in avanti fino qui, è un po' limitato comunque dalla gonna nonostante sia molto morbida. Abbiamo anche il movimento all'indietro fino qui, rotazione alla parte superiore, movimento ad aprirsi veramente ottimo, doppia articolazione qui al ginocchio, ben fatta comunque, non è neanche troppo brutta da vedere oltre ad essere molto funzionale. Poi abbiamo il piegamento del piede in su abbastanza limitato, piegamento in giù un po' meglio, rotazione laterale in questo modo e anche della caviglia in questo modo perché il piede è su sfera, e poi abbiamo il piegamento in su della punta dei piedi. Quindi ragazzi, è una figure veramente ben articolata. Andiamo a misurare adesso l'altezza di questa figure, siamo sui 5 pollici e 75 per la precisione, ovvero quasi 15 cm, siamo sui 14 cm e mezzo. Ve la paragono con una figure alta 6 pollici, questa qui standard, ovvero il Batman della serie animata, come vedete è un po' più basso ed è comunque così che deve essere un ragazzino, non è proprio un uomo. E poi la paragoniamo anche al mitico Monnezza Spider-Man, che essendo alto 7 pollici risulta veramente molto alto rispetto a questo gara. E allora ragazzi, considerazioni finali su questa figura: a me piace veramente un sacco, sia come dettagli come realizzazione generale, ma soprattutto come accessori che hanno incluso un sacco di parti intercambiabili, le braccia conserte e questa figata qui dell'effetto che vi ho fatto vedere prima, è veramente veramente tanta roba. Ancora una volta vi ricordo che è un'edizione limitata, quindi tra un po' di tempo il prezzo si alzerà tantissimo, e secondo le mie previsioni questo personaggio in particolare, essendo molto molto amato e anche ben realizzato, andrà esaurito in poco tempo. Quindi il mio consiglio è di acquistarla il prima possibile. Se volete farlo, ripeto, c'è il mio sito lì sopra oppure qui sotto in descrizione. Base in regalo, cosa volete di più dalla vita? Comunque ragazzi, la recensione finisce qui. Fatemi un po' sapere cosa ne pensate voi di questo gara con un commento qui sotto. Fatemi sapere se vi piace la figure, se vi piace il personaggio. Lasciate il like se questa recensione vi è piaciuta. E come sempre, se volete aiutarmi, potete condividere questo video. Detto questo, io vi lascio alle pose fighe. Ciao da Arada, gara e collezionate sempre.